Roberta Lai, per cui ne approfitto per scusate. essere chiamata da un momento all'altro. Allora, va bene. Scusatemi, No, no, perdonatemi. grazie a te per questi ritagli che ci concedi. Dici qualcos'altro, dici degli umori dell'isola. E gli Riapriamo una umori, parentesi sfuggita. ragazzi, non può che esserci tanta, tanta tristezza perché Gigi ha un po' rappresentato Gigi, lo scudetto, hanno rappresentato il riscatto dell'isola, è un po' quel sogno toccato, conquistato, e che si cerca sempre di sperare che possa tornare un giorno. È difficile, però. Altri tempi, altri uomini, altri valori anche sul campo. C'è però una cosa che mi ha stupito tanto, ed è il fatto di aver visto non solo uomini che possono aver vissuto quel periodo, ma anche tanti ragazzi e tanti bambini che non hanno visto le prodezze di riva sul campo dal vivo in prima persona, ma sono riusciti a venire in contatto in questi anni, nonostante Riva abbia condotto una vita un po' solitaria, sono riusciti ad entrare in contatto con quello che è stato, soprattutto un campione dal punto di vista umano, e penso che su questo siamo tutti d'accordo, non soltanto per il fatto davvero dello scudetto, non soltanto per il fatto di essere rimasto a vivere in Sardegna, più che altro per aver rinunciato a delle offerte ambiziose che avrebbero potuto dargli ancora più visibilità rispetto a quella che ha ottenuta, ma l'orgoglio di essere sardo, tornando alla domanda che mi hai fatto prima, sono due metà, la Sardegna e Gigi Riva, che si sono perfettamente incontrate, che si sono intrecciate in maniera perfetta. Forse avevamo. La Sardegna ha dato tutto quell'affetto, ha cercato di curare un po' quelle ferite con cui Riva è arrivato nella nostra terra. L'ha fatto nella maniera più semplice possibile, ammirando le sue gesta, ammirando i successi di quella squadra. E a volte è difficile accettare anche il silenzio di un VIP, di una persona popolare. Qui a Cagliari, qui in Sardegna, l'abbiamo sempre fatto. Abbiamo sempre visto Riva sia sì, come campione, ma soprattutto come una persona, e quindi abbiamo sempre accettato e rispettato la volontà di vedersi come tutti gli altri, come tutti noi. Roberta, la manifestazione che più ti ha impressionato, stiamo vedendo bambini piangere, mamme, adulti, commuoversi. Qual è la manifestazione che più ti ha colpito? Io ho visto tante persone in sedia a rotelle che hanno fatto chilometri, hanno fatto ore di fila per poter rendere omaggio per l'ultima volta, per poter salutare Riva per l'ultima volta. E non so se qualcuno è mai stato all'Unipol Domus, ma c'è una fila, c'è un fiume di persone, che un flusso ininterrotto di persone che dalle 14, dall'orario di apertura della Camera Ardente, si sta riversando all'esterno dell'Unipol Domus. Forse la cosa che più mi ha colpito, al di là dei gesti, è il fatto che solitamente lo stadio è un luogo molto molto rumoroso, in cui a volte ci sono dei cori, in cui a volte ci si diletta a dire anche le cose più brutte. Ecco, oggi tutto questo non c'è stato. Solo un lungo applauso all'arrivo del feretro, e poi un silenzio, solo silenzio, commozione e dolore composto. Certo. Io ti ringrazio tanto, Roberta. Non so se ti vuoi trattenere, ma immaginiamo che sei presa da 103 in questo momento, perché comunque l'isola si sta dedicando completamente al suo campione, quindi è giusto che sia così. Grazie, Diciamo che Roberta. l'isola si è fermata, si fermerà per 2 giorni, attività del Consiglio Comunale, attività del Consiglio regionale, chi ci rappresenta anche
a Roma pensa arriva e pensa a omaggiarlo nella maniera migliore, quello che un campione si merita. Grazie Roberta, grazie per questo collegamento Grazie a e voi. ovviamente contiamo di averti con più calma magari nella settimana, Speriamo. compatibilmente con i tuoi impegni. Grazie Roberta. Speriamo.